Io ho pubblicato il primo disco, avevo già 20, 28 anni, avevo iniziato a fare musica almeno 15 anni prima, quindi sì, in teoria sarebbero 35 di musica reale. Probabilmente all'inizio i tentativi sono andati male anche perché io non ero assolutamente pronto e a fuoco, probabilmente anche nel modo di scrivere, c'era troppa insicurezza. Poi nel 95 effettivamente un gruppo di canzoni erano abbastanza coerenti e forse anche convincenti e quindi hanno dato origine al contratto. La mia quotidianità si svolge tendenzialmente lontana dai luoghi dove succedono le cose del mondo dello spettacolo, quindi è più difficile che questo possa accadere. Poi non è che in qualche modo vivo recluso in una cantina, eh? La grande libertà di cui godo adesso è poter pensare che tutto l'aspetto spettacolare del mio lavoro, cioè anche l'aspetto mediatico, radio-televisivo principalmente, possa non essere più fondamentale. All'inizio lo era. Iniziamo evidentemente con la canzone Capelli, che ha creato il mio primo rapporto con il pubblico. Poi nel 2003 è stata forse una prima svolta importante quando ho pubblicato il disco La cura del tempo, e la prima canzone che abbiamo pubblicato si chiamava E non è, e forse è stato quello il momento in cui ho iniziato a vedere che mi stavo avvicinando lentamente a quello che avrei voluto che le persone ascoltassero di me. Poi indubbiamente la canzone Costruire di 4 anni dopo, del 2007, che a tutt'oggi forse è la canzone che le persone riconoscono come forse la più identificativa del mio modo di fare musica. Poi vabbè, il disco Solo un uomo ha almeno 3 canzoni determinanti per me, che sono le prime 3: Solo un uomo, La promessa attesa inaspettata. Siamo in blocco tutto l'ultimo disco, che è forse il mio disco, al di là della bellezza delle canzoni, è proprio la cosa che mi assomiglia di più. Prende spunto da questa ricorrenza del ventennale, però in realtà non ha in nessun modo le caratteristiche né della raccolta del best, del greatest hits. Non c'è un intento nel concerto di fare vi suono le canzoni più importanti della mia carriera, no. Il tour è principalmente un andare in giro a salutare, forse ringraziare le persone che in questi 20 anni ci sono state. Diventare cantante pubblico della televisione in particolare, che non era proprio la mia destinazione naturale. Quell'inizio un po' complicato ha fatto sì che poi io sentissi la necessità di avvicinarmi in maniera fondamentale verso casa mia. Subito dopo la morte di mia figlia ho pubblicato un disco e inevitabilmente sapevo che tutte le persone avrebbero ricercato nelle canzoni le tracce, le conseguenze di quel trauma. Quindi è stato, al di là di tutti gli aspetti umani che tralascio, però anche semplicemente musicalmente, complicato trovare un modo che non facesse finta di nulla di quello che era successo, però neanche che andasse a banalizzare qualcosa che non può essere mai banalizzato, insomma. È la fine del concerto. Per sempre, da quando è stata scritta, dalla prima tournée in cui è stata suonata, dal 98, è la canzone che finisce il concerto, è la canzone dove le persone hanno una partecipazione liberatoria, fisica. Quindi è il momento più gioioso del concerto, forse il più bello. Grazie a voi.